Sugli oltre 105 miliardi di euro di crediti generati dal super bonus e incagliati sono tutti d'accordo. Dopo la stretta del governo sulla cessione e sullo sconto in fattura, urgono soluzioni. Tra queste, l'ipotesi più accreditata è la cartolarizzazione, cioè la trasformazione in titoli grazie all'acquisto da parte di società in grado di emettere titoli da destinare al mercato. Ma i conti ora si fanno con i posti di lavoro, 100.000 su scala nazionale, quasi 6.000 in Abruzzo. Ma intanto siamo stati costretti a dire subito che di fronte a questa ennesima uscita da parte del governo siamo pronti allo sciopero, perché stiamo parlando di tantissimi lavoratori che rischiano il posto e gli stipendi, di tantissime imprese che hanno anche investito per fare il 110 e nella conversione ecologica, di tantissimi impianti fissi, fabbriche di materie prime. Poi non dimentichiamo che il settore delle costruzioni è un settore per natura anticiclico, cioè è in grado di far decollare l'economia di un paese. Ecco, si dice di colpo con due atti, questo sul 110 e quello precedente sul codice degli appalti, si dice di no a tutto questo. Il superbonus non può essere un terreno di scontro politico, tocca ricordare per quale motivo è nato il 110. Il superbonus nasce perché c'è la necessità urgente di mettere in piedi delle misure di conversione ecologica. Considerando che le città sono i luoghi maggiormente energivori, le abitazioni consumano tantissima energia, d'inverno per il riscaldamento, d'estate per il raffrescamento, ma anche per l'uso degli elettrodomestici. Sono ormai tante le dichiarazioni di questo governo che credono sempre meno alla necessità di mettere in piedi delle misure di conversione ecologica, misure che invece su cui l'Europa sta spingendo e che sono assolutamente importanti. Sul 110 ci sembra un po' essere le ultime, ovvero sia si dichiara molto banalmente che costa tantissimo, ma tutto costa, la sanità costa, i comuni costano, cioè non si può giustificare in questo modo.